Sono 5 anni, 4-5 anni che sono ospiti degli amici di Monterchi. Siamo sempre felici di essere presenti in questa vostra accogliente realtà. Ho il dovere e il piacere anche di dire qualcos'altro. Oggi, per chi fa teatro, anche se a livello dialettale come noi e dilettante come noi, è una giornata un po' particolare perché si celebra la giornata mondiale del teatro. Okay? Quindi tutti coloro che salgono sul palco hanno, come dire, il dovere morale comunque di fare un piccolo commento e anche un augurio. Il teatro è la metafora della vita, è anche l'occasione per mostrare quello che qualcuno di noi non riesce a mostrare quando è un metro e mezzo, non sottoterra, ma rispetto alle tavole. Per esempio, chi è depresso, chi è triste, sale sul palco e comincia a diventa un'altra persona. Diceva Oscar Wilde, datemi una maschera e vi dirò la verità. La maschera è un metro e mezzo da terra, a volte permettono a noi attori di essere qualcosa di diverso, quel qualcosa che nella vita di tutti i giorni non saremmo mai potuti essere. Teatro è anche un'occasione per creare leggerezza, per ricreare occasioni di serenità, di felicità. Teatro è anche una terapia. Noi, per quanto ci è possibile, ci proviamo sempre. Ci siamo posti in un obiettivo primario, quello di far sorridere i nostri spettatori, i nostri fans, i nostri, chiamiamoli come ci pare. L'importante è che sorridano, che abbiano occasione, tornando a casa, di dire: ah, non è andata male stasera, l'umore è migliorato e l'umore buono migliora anche la salute, non è una battuta ma è una grandissima verità. L'ultima cosa e poi cominciamo. Quest'anno per me è un anno particolare, quindi ci tengo a dire qualcosa in più, perché un nostro carissimo amico non c'è più. L'anno scorso eravamo su queste tavole assieme a lui e quest'anno sentiamo particolarmente il bisogno di ricordarlo e tutto. Grazie e buon divertimento. Ascolta, adesso ti ha presentato il compagno.
Sì, a me mi piace un bene compagno. Allora ascolta, abbiamo delle compagne. Sì. Passate qua, ma Fabiano non ne parole conto perché è dopo di te carezzo. Sì, sì. Piano, Oh, tu che hai vitrine. Non essere giovane è bello, ma essere brutto.